Lascia sì la mare in bocca perché il pareggio l'abbiamo subito alla fine. Eh, io ho visto una prestazione da parte nostra molto volenterosa. Dopo il gol del 2-0 a inizio primo tempo magari sembra un po' un paradosso ma avendo segnato inizio del secondo tempo inconsciamente forse ci siamo abbassati un po' troppo eh, io l'ho visto come una volontà da parte della squadra di non subire gol perché ci tenevamo a, a stringere i denti e non subire gol, però magari inconsciamente poi commetti l'errore di... Di abbassarti, merito va anche a loro che, comunque, sono una squadra molto con dei valori tecnici molto elevati. Quindi mi ha impressionato. E poi, quando portano tanti giocatori dentro l'area, magari e tutti abbassi, fai fatica, comunque, a contrastarli per tutti fino, insomma, fino al novantesimo. Quindi, merito loro. E... Magari certo se non avessimo preso quello alla fine stavamo parlando di un'altra cosa. Tra l'altro Edoardo, eh, la, da considerare anche che nel finale, poi anche tu ci hai provato, siete andati vicini al gol del 3-2. La mia domanda è perché per 90 minuti vi ha schiacciato il Venezia nonostante l'individualità di Macin e per i 5 minuti finali invece li avete messi lì dentro l'area? Questione di testa solo. Eh, io penso che sì, il fattore. L'inconscio gioca a volte brutti scherzi. Mm, ripeto, secondo me il gol del 2-0 forse ci ha fatto abbassare un pochetto troppo perché ci tenevamo a, a essere una difesa solida, a non prendere gol. Io penso che l'ho visto come un eccesso di, di squadra, di non prendere gol. Volevamo farci scudo a vicenda. Magari si commette l'errore di abbassarsi un po' troppo, e comunque poi di questo ti porta a subire contro una squadra con dei valori tecnici così alti. E, ripeto, loro mi hanno fatto una buona impressione. Poi. Eh, sì, la reazione nostra è stata istantanea perché poi nei cinque minuti finali li abbiamo messi subito in difficoltà con delle buone giocate. Eh, resta un po' insomma, ci resta un po' il rammarico e, però bisogna andare avanti convinti che secondo me si può fare veramente bene. Due punti nelle ultime tre partite, cosa succede al Pescara? No, io non penso che succeda niente, e, ripeto se magari se non avessimo preso questo gol negli minuti di finali si parlava di una vittoria però... Prestazioni non sono eccelse sul piano del gioco, le ultime del delfino. Eh, io penso che comunque oggi c'è stata, stata la prestazione, va, va dato merito anche alla squadra avversaria che comunque era ben messa in campo, ci ha, ha dato del freddo a torcere. Molto spesso gli avversari comunque vengono e giocano la loro partita. E non, molto spesso noi siamo perché siete, siamo abituati a vedere un Pescara che fa un grandissimo gioco ed è sempre propositivo, però non tutte le partite te lo possono, ti possono permettere di fare la stessa partita quando secondo me eh, c'è da soffrire bisogna anche essere pronti a farlo e oggi secondo me avevamo, eravamo 2-0 e non avevamo demeritato e poi il fatto che magari ci siamo abbassati ci ha fatto, ci ha fatto sbagliare però io penso che la prestazione ci è stata comunque